Grazie. Grazie. È veramente un piacere vedervi tutti qui questa sera per festeggiare insieme a me l'inaugurazione ufficiale del nostro Museo del Treno. Avete tutti lavorato sodo perché questo sogno si realizzasse, ma non ce l'avremmo fatta senza il contributo dei nostri generosi sponsor. Come tutti sapete, è stato un impegno affrontato con molto amore. I treni hanno sempre fatto parte della mia vita. Fino all'ultimo giorno mio padre ha fatto il macchinista. Sono cresciuta con i suoi racconti di quando attraversava tutta l'America alla guida di queste macchine straordinarie e evidentemente ho ereditato il suo amore per i treni perché sono emozionata all'idea di essere la direttrice di questo meraviglioso museo. Siete veramente stupendi. C'è da bere e da mangiare e spero che sia una serata piacevole. Grazie ancora di tutto quello che avete fatto. È stata fantastica, Ellie. È incredibile quello che sei riuscita a mettere in piedi. Ora, se solo mettessi lo stesso impegno nel cercarti un fidanzato, allora sì che ci sarebbe da brindare. Maggie, ti sembra il caso di parlarne adesso? Ciao, come stai, Mike? Benissimo, Ellie. Billy ha cominciato a muovere i suoi primi passi, ma soprattutto io finalmente riesco a dormire tutta la notte. Sai, le stavo dicendo, Mike, che ho un amico che non vede l'ora di conoscerla. È un tesoro, me lo sposerei io, ma Billy e i ragazzi potrebbero rimanerci male. Solo che dice di non essere pronta. Quanto tempo è passato? Ormai sono quasi 2 anni. Chi lo decide quanto ci vuole per superare certe cose? Però, Ellie, mi chiedo, se tu fossi stata al posto suo quel giorno, non avresti voluto che Brendan continuasse a vivere, che fosse felice? Ora vi lascio, ragazze. Joan è a casa con il bambino che mi aspetta. Bellissima festa, Ellie. Ciao. 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 Ho solo detto che non sono pronta, ok? Grazie. Non me la sento ancora. Devi sforzarti, Ellie, che ti piaccia o no. E poi è solo un caffè, ok? Non pretendo che te lo sposi, dai. Maggie, andiamo, tanto lo sai che non la smetterò finché non dici di sì. Maggie, ti prego, non è il momento, riparliamo. Che succede? Acqua. Devo bere. Non mi sento bene. Che cos'hai? Il petto. Ma non riesco. Ellie, sto male. Sto male! Aiuto, bisogna chiamare un dottore! Cosa è successo? Sta male! Che sta succedendo? Aiuto, sta male! Ellie, ti prego! No, aspetta. Ellie. Non ancora. Ellie, non ancora. Brendan. Non ancora. Grazie al cielo. Dov'è andato? Stai tranquilla, tesoro, stai tranquilla. Ma dov'è Brendan? Io devo... Sei in ospedale adesso. Hai perso conoscenza per qualche ora, ma adesso è tutto passato. Ma era davanti a me. Eravamo al museo, ricordi? Te lo ricordi, Ellie? Hai avuto uno shock anafilattico. Dovuto probabilmente a qualche spezia presente in quelle tartine strepitose. Ma Brendan era lì. Non pensarci, è passato. Tra un po' ti rimanderanno a casa, capito? Chiamo l'infermiera.
Sapeva che saremmo venuti stamattina. Leila! Demi! C'è nessuno? Taylor! Ma dove si è cacciata? Ah, mia sorella non cambia mai. Sempre in ritardo. Taylor! Vi avevo detto che saremmo venuti. Ma che... Oh mio Dio! Chiama il 911. Melissa, il 911! Presto! Taylor! Passaggio, davvero, sto bene. Grazie. Ti chiamo dopo, d'accordo? Ciao. Che succede? Perché piangi? Non avere paura. Dove sono i tuoi genitori? Sono qui in ospedale. Non lo so, ma penso che dovresti tornare da loro. Di sicuro ti stanno cercando. Vuoi venire con me? Certo. Certo. Mamma e papà sono qui. Allora entriamo. Ehi, coraggio, che succede? Io non posso entrare. Non posso. Ma non pensi ai tuoi genitori, saranno preoccupati. Entra tu. Parlaci. Digli che non volevo. Che mi dispiace, che non volevo farlo. Ehi, aspetta, calma. Va bene. Tu resti qui e entro prima io. Senti, però forse sarebbe il caso che mi dicessi come ti chiami. Tamara. Lieta di conoscerti, Tamara. Io mi chiamo Ellie. Sicura di non voler entrare? Permesso. Scusate, non vorrei disturbare, ma... Dimmi che mi dispiace. Voglio solo tornare a casa. Cerca qualcuno. Prometto di essere buona. Ti prego, diglielo. Non mi ascolta mai. Che succede? Lo prometto. Non lo farò più. Ti prego. Voglio solo tornare a casa. Non andartene. Non andartene. Ti prego. $500 al mese, ne ha redato. Li vale tutti, senza dubbio. Ah, i contanti vanno bene? Oh, non è così semplice. Deve firmare il contratto prima. Sì, certo, non c'è problema. Ma, senta, che ne dice se le pago un mese di anticipo e poi pensiamo ai documenti? Beh, veramente... La prego. Vede, siamo distrutti. Il viaggio è stato lungo. Il bambino deve dormire. La prego. Sì, certo. Ma deve darmi un mese di deposito in questo caso. Oh. Ah, guarda chi si vede. Sta meglio, vero? Maggie mi ha raccontato tutto. Sto bene adesso, davvero. È una bravissima ragazza.
Già. Spero che tu abbia fame. Cucina italiana. Garantito al 100%, nessuna spezia strana. Non dovevi disturbarti. Vuoi scherzare? Volevo vederti. Controllare che stessi bene. Tutto a posto? Non lo so. Come sarebbe? È successo qualcosa, Maggie. È cambiato qualcosa. Tesoro, non fare così. Ti sei solo presa un bello spavento, tutto qui. Ma stai bene, non era niente. Senti, perché ora non apriamo quella bottiglia di vino e mangiamo prima che si freddi tutto, ok? Ok. Ellie, non ancora. Ellie, non ancora. Così non mi aiuti. Io non posso entrare, non posso. Entra tu. Parlaci. Digli che non volevo, che mi dispiace, che non volevo farlo. Non andartene, ti prego. Non andartene, ti prego. Senti che chiamano. Chiamano te. Hanno bisogno di te come quella bambina. Come me. Sono molti, Ellie, più di quanti tu possa immaginare. Tu chi sei? E come sai il mio nome? È come il sangue nell'acqua. Loro ti sentono, ti riconoscono. E stanno per arrivare. Ferma dove sei. Non provare ad avvicinarti. Ti cercheranno e ti troveranno. E quando sarai pronta, si riveleranno a te. Sai, tu puoi dare loro... Tu puoi darci la cosa che desideriamo più di ogni altra. L'unica cosa che non possiamo avere. La voce. Tu puoi darci la voce. No. No, questo è un incubo. Ti prego, non avere paura. Non voglio farti del male. Ti prego. Perché? Perché proprio io? La luce, Ellie. Hai toccato la luce. O più probabilmente la luce ha toccato te. Mi chiamo Dwayne. Non voglio farti del male, non voglio spaventarti. Ma ho bisogno del tuo aiuto. Coraggio, non temere. Salve, mi dica. Salve, ecco. Lei è Matthew, vero? Mi scusi. So che mi prenderà per pazza, ma ho un messaggio per lei. Di suo fratello. Di Dwayne. Mi dispiace, ma ci deve essere un equivoco. Mio fratello è morto in Vietnam, molti anni fa. Avanti. Che cosa aspetti? Mi scusi, mi devo essere sbagliata. Ellie, ti prego, non andare via.
hai minimamente idea di quanto ho aspettato questo momento? Senta, mi perdoni, lo so che sembra pazzesco, ma lui è qui. D'accordo. Cos'è lei, una sensitiva per caso? No, no, mi creda. Non mi era mai successo prima, non... Devi parlare con mia madre. Si chiama Mary. 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 Posso parlarle un momento? Vuole una prova. Dille della foto che ha sul comodino. Dwayne vuole che le parli della fotografia che ha sul comodino. Ci siamo tutti dopo una partita di softball. Avevo 8 anni. È stata scattata il giorno in cui avete giocato a softball. Con i lupetti. Matt e io piangevamo perché le mamme ci avevano battuto. Mi sembra 10-0. Me lo ricordo ancora. Anni dopo vi siete fatti una gran risata quando lei ha raccontato che voi mamme avete fatto il possibile per non vincere, ma loro erano un tale disastro che è stato inevitabile. Per favore, dille che sono qui. Dille che so che ancora oggi, anche dopo tanti anni... Vuole che le dica che lui sa che c'è ancora una piccola parte di lei aggrappata alla speranza che prima o poi... Sì, che un giorno squillerà il telefono e Dwayne risponderà dall'altro lato. Che prima o poi... Busserò alla porta e ritornerò a casa come se non fossi mai partito. Molto spesso, disperso in combattimento... Crea speranze anche, se in realtà non ce ne sono. Molto spesso è un'inutile crudeltà. Credo che sia tutto. Non mi dice più niente. La prego, mi dica, mio figlio è in pace? No, non sono in pace. È lei, è il suo amore che mi trattiene qui. Dille che può amarmi, potrà amarmi sempre, ma è ora che mi lasci andare. Avanti, Ellie, diglielo. La risposta è sì. È in pace. No, non è quello che ho detto. Ora però dice che è tempo di lasciarlo andare. Dice che è tempo che lei, che tutti e due voltiate pagina. Sembra grave, ma per sicurezza è meglio metterci un cerotto. Ehi, non ci conosciamo. Mi chiamo Ellie. Io Jamie. Mio padre e io siamo qui da poco. Piacere di conoscerti, Jamie. Andiamo a medicare la mano. Vieni. Sì. Entra, siediti. Mio padre doveva comprare delle cose e il signor Walensky ha detto che potevo stare a casa sua. Il signor Walensky? E dov'è adesso? Ma si è addormentato davanti alla TV ed ho preso lo skateboard. Beh, andare sullo skateboard è più divertente. Adesso pensiamo alla ferita. In breve tempo l'incendio ha assunto dimensioni che hanno suscitato grande allarme. Tanto che a un certo punto. Apri la mano. Si è anche pensato di far sgomberare gli edifici circostanti. Ma il pronto intervento dei vigili del fuoco, ecco, così. Brucia. Ha fatto sì che l'incendio venisse. Ora sta fermo così e aspettiamo qualche minuto, d'accordo? Siete qui da poco? Venite da un'altra città? Sì. Anche se manca la conferma da parte delle autorità. Beh, Boston è una città fantastica, ti piacerà molto. Ehi, bello! Dove l'hai trovato? Ah! Sai, lavoro al museo del treno, in Adam Street.
Se ti va, te lo faccio visitare un giorno. Forte. Ora. Ecco fatto. Abbiamo finito. Senti un po', perché non torni a casa del signor Valischi a questo punto? Io dico che non se n'è neanche accorto che sei uscito. Dai, sbrigati. La polizia di Concord è alla ricerca del signor Daniel Nicholson, marito della dottoressa Taylor Nicholson, trovata morta 2 giorni fa. La polizia ha confermato che Daniel Nicholson, irreperibile da 2 giorni insieme al figlio di 7 anni, James, è ormai considerato come il maggiore indiziato in relazione all'omicidio della moglie. Conseguentemente, la polizia avvisa la popolazione che il signor Nicholson potrebbe essere armato e pericoloso. Hai lavorato tanto per l'inaugurazione e adesso sei giustamente stanca. Devi prenderti una vacanza. È in momenti come questo che Brendan mi manca di più. Questi ultimi giorni non puoi neanche immaginare quante cose strane sono capitate. Come sarebbe? Da quando sono uscita dall'ospedale. Andiamo, Ellie, dimmelo. Se c'è qualcosa che non va, voglio saperlo. Ti prego, non tenermi sulle spine. Sai una cosa, ora sto meglio, davvero. Senti, scusa, c'è qualcuno alla porta. Ti chiamo dopo, va bene? Ciao. Ellie? Pronto? Oh, salve. Scusi il disturbo. Piacere. Salve. Mi chiamo Gabe Tanner. Sono il padre di Jamie. Oh. Volevo solo ringraziarla di averlo aiutato questo pomeriggio. Ah. No! Mamma! Mamma! Calmati, piccolo. È passato, è passato. Hai fatto solo un brutto sogno. Non è niente, sta bene. Ti prego, prego. Ellie, sono qui, sono qui. Ti prego, ti prego. Aiutami, ti prego, prego. C'è nessuno? Cosa sta facendo qui? Vuole farmi venire un infarto? È che avevo sentito un rumore. Mi dispiace, mi scusi, non volevo spaventarla. Venga, Ellie, usciamo da questo posto. Mi dia retta, lei deve riposarsi un po'. Ellie... Senta, ci conosciamo da tanto tempo ormai e lei deve darmi ascolto. Potrei essere suo padre. Lo dico per il suo bene. Ma
Non preoccuparti, sono quasi pronta. Non ho detto niente. Non ho nessuna fretta, mi accontento di guardarti. Scusa, tesoro, ma è già abbastanza tardi. Ti ho portato una cosa, in occasione del nostro primo anniversario. L'hai presa in giardino, per caso? È il pensiero che conta, no? Tesoro, dai! Scusa, non lo faccio più. Aspetta, ti aiuto. Beh, posso riprenderla? Ah. O ti posso dare una mano? Come farei senza di te? Non puoi vivere. Ok. Ok, cosa? Beh, probabilmente non c'è poi tanta fretta dopo tutto. Ah sì? Non abbiamo una festa? Non importa. Ormai siamo in ritardo, 5 minuti, credi che cambino qualcosa? 5 minuti? Che cos'è, una proposta? Sei molto scorretto. Sei l'unico ancora vestito. Oh, hai ragione, tesoro, non si fa così. Rimediamo subito. D'accordo. Candlesticks up in flame. Sarà pronta? Non prima di domani mattina, purtroppo. Volete un passaggio da qualche parte? No, non ce n'è bisogno, grazie. Davvero? Senza complimenti. Davvero, ma grazie lo stesso. Scusi, lei si chiama Gabe, giusto? Sì, giusto. Non lo so se avete altri piani, ma ho detto a Jamie che lavoro al museo del treno. E se volete posso farvi da guida. No, lasci stare, ma grazie lo stesso. Sicuro? Saremo solo noi, il museo è chiuso oggi. Una visita guidata privata, tutta per voi. Beh, in tal caso come si fa a dire di no? Contento, certo. Che ne dice? Farà il macchinista da grande? Sì, è probabile. Jamie adora i treni. Ah!
madre è meravigliosa, un medico eccellente, una persona fuori dal comune sotto ogni punto di vista. Non mi interessa quali problemi potesse avere con Daniel. Non doveva morire così. Le mie sincere condoglianze. Posso solo immaginare lo stato d'animo suo e della sua famiglia. Come ha avuto il mio nome? Da Kenny Marco? Sì, mi ha detto lui di contattarla. Lei è un giocatore o mi sbaglio? Ma faccio qualche puntata qua e là ogni tanto, sì. Come posso aiutarla, dottore? Kenny afferma che lei è uno dei migliori investigatori in attività. 25 anni nella polizia di Concord prima di mettermi in proprio sono serviti a qualcosa. Afferma che è proverbiale la sua discrezione. Dipende, se serve. Dice anche che mantiene gli impegni. Lei vuole che io trovi suo cognato, giusto? Sì. Mi parli di lui. È vero che ha sofferto di disturbi psichiatrici? Sì. Sì, aveva avuto dei problemi, ma è incredibile. È incredibile cosa ha fatto a mia sorella. Bisogna trovarli. Bisogna trovare Jamie. Se succede qualcosa a quel ragazzo, non riuscirei a trovare pace. Non si doveva disturbare. Si figuri. Anche perché è vietato rispettare le diete quando si è in compagnia. Grazie. Lo trovo giusto. Ottima scelta. Non so come ringraziarla. L'ha fatto felice. Se lo ricorderà per un bel po'. Beh, sono contenta. È così dolce. Sì. Sì, è vero. Papà, vieni a vedere. Beh. Attenta, sei in pericolo. Ellie, venga anche lei. So che è un sacrificio per te, ma tutto si sistemerà, Jamie, credimi. Non voglio che ti accada niente, capito? Ok? Andiamo. Finalmente. Tu chi sei? E perché continui a seguire quei due? Sono mio marito e mio figlio. Lui deve essere punito per avermi uccisa. È davvero terribile.
Non è giusto dover soffrire così. All'inizio ho sentito come un pugno. Ma poi è diventato un fuoco. E bruciava, bruciava e io non riuscivo a farlo smettere. E sai lui che ha fatto dopo? Io mi trascinavo verso il telefono. Non si è accontentato di avermi sparato. No, no, per lui non era sufficiente. Mi ha appoggiato la pistola sul collo, come se fossi un animale in un macello. Poi è finito tutto. Mio figlio. La mia vita. Tutto finito. Perché? Perché l'ha fatto? Non lo so. Non ne ho idea. Ti ha uccisa così, all'improvviso, senza una ragione. Io so solo che è un assassino. È un bastardo. Deve esserci stato un motivo. Magari litigavate, insomma, qualunque cosa che spieghi quello che è successo. Rifletti, che cosa facevate prima che ti sparassi? Daniel, così non può continuare. Adesso calma, che parliamo. È vero. C'era un motivo, stavamo discutendo. A che proposito? Non me lo ricordo. Non hai neanche la minima idea. Te lo direi, so soltanto che ora devi aiutarmi. Devi aiutare il mio bambino. Daniel ha già ucciso una volta. Cosa gli impedisce di uccidere ancora? Ora va a dormire. Torno tra 5 minuti. Scendo a comprare qualcosa. Ti ho detto che torno subito. Vengo con te. Va bene, andiamo. Svelto. È ora di chiamare la polizia. Tutto bene? Ho avuto giorni migliori. Tu probabilmente non lo capisci, ma è una cosa del tutto nuova per me. Ed è chiaro che devo ancora abituarmi, non ti sembra? Adesso chiama la polizia. Il tempo è prezioso. Ti rendi conto che non posso parlare di te? Poi come glielo spiego chi sei? Senti, l'unica cosa è dire dove si trovano. Altrimenti passo per matta. Bene, allora fai così. Lo farò domattina. Ho la sensazione che mi nascondi qualcosa. Ehi, Sara, vedi quella buffa cosa che squilla? Ti sembrerà strano, ma se alzi la cornetta, smette. Detective Ailey, in cosa posso esserle utile? Salve, chiamo a proposito di un reato che penso sia avvenuto a Concord. Che genere di reato? Un omicidio. Il nome della vittima è... Taylor Nicholson. È stata uccisa qualche giorno fa, credo. Ho informazioni riguardo suo marito e il loro bambino. Di che informazioni si tratta? Credo di averli visti. Dove li avrebbe visti? Qui, a Boston.
Ok, adesso mi dia il suo nome e indirizzo. Scusi, a che cosa le serve? È proprio necessario? È un problema per lei? No, è solo che... Non voglio essere coinvolta, ecco. Ah, certo. E le garantisco che faremo tutto il possibile per rispettare la sua privacy. Signora, è in linea? Sì. Ha avuto contatti diretti con il signor Nicholson? Ha motivo di ritenere che lei possa essere in pericolo? Milioni no, o meglio... dollari attraverso una serie di società controllate da lei stessa, suo marito... Mi scusi, ma devo richiamarla. No, aspetti, ho bisogno... Ti prego, dimmi che ce l'hai, Bobby. Nessun problema. È un numero di Boston. Sì. E il giorno in cui è stata assassinata, la Procura federale aveva notificato al legale della dottoressa Nicholson un mandato di comparizione con l'accusa di ripetuti reati di truffa emersi da un'indagine tuttora in corso nell'ambito del servizio sanitario statale. Secondo l'imputazione, risulterebbe che la dottoressa Nicholson ha intascato alcuni milioni di dollari ai danni del sistema sanitario tramite una rete di società controllate da lei stessa, suo marito e suo fratello, il dottor William Shaw. Ci risulta che il fratello, dottor Shaw, abbia fermamente respinto ogni addebito e che abbia anzi garantito piena collaborazione con le autorità. Ecco da dove ha chiamato. Che ne dici? È attendibile? Non lo so, probabile. Sembrava spaventata. Avvisiamo Boston? Direi di sì. Nascondeva qualcosa. Voglio sapere cosa. Tesoro, un certo signor Meder chiede di te. Oh, ok. Grazie, amore. Senti, dammi un minuto. Sì, sono il dottor Shaw. Devo farle una domanda, dottore. Il nome Eleanor Lorin Daly le dice niente? No, no, non mi sembra. Perché? Che cosa succede? La polizia ha ricevuto una segnalazione da confermare, ma potrebbe essere un inizio. Cioè, che significa? Che andrà a controllare? Beh, devo avere il suo benestare. Paga lei. No, non si preoccupi dei soldi, chiaro? Deve solo pensare a trovare Daniel e Jamie, ad ogni costo. Deve trovarli. Svegliati, Jamie, sei ancora a letto? Ti ho portato la colazione. Polizia alla caccia di padre e figlio. Papà? Jamie, cosa sono questi? Erano all'ingresso. Non volevo che li vedessero e allora li ho presi tutti. Sapete qual è la domanda del giorno? Perché un pubblico dipendente non apre mai gli occhi prima di pranzo? Poi come lo passa il pomeriggio? Ciao, chiunque altro l'avesse detto gli avrei già staccato la testa. Anche se ti sei messo in proprio, hai ancora nostalgia del tuo vecchio ufficio, vero Jeff? Seguo il caso Nicholson per conto di un cliente. Così ho parlato con il capo che mi ha detto che forse c'è una pista dalle parti di Boston. A Boston però lavorano mentre noi parliamo. Ah, dimmi tutto. Sì? Buongiorno. Sono il detective Brock, polizia di Boston. Cerco una certa Eleanor Daly. Presumo che sia lei. Dica pure. Sono qui su richiesta della polizia di Concord. Sembra che li abbia chiamati per eventuali informazioni sul caso Nicholson. Bene. Ho parlato con Concord. Cercheranno di procurarsi altre foto e le manderanno qui entro un'ora. Grazie. Ammesso che sia necessario. Giusto? Oh, su, andiamo. Diciamoci la verità. Non è poi così complicato. O le persone che ha visto sono quelle, o non lo sono. Perché non glielo dici, Ellie? Perché lo proteggi? In ogni caso, comunque, non capisco quale sia il problema. Lei ci dice dove sono, noi andiamo a controllare. Se non sono loro, meglio così. Tutto è bene quel che finisce bene. Ma d'altro canto, se invece sono loro, un assassino verrà consegnato alla giustizia, un bambino andrà a vivere dai parenti e lei diventerà un'eroina. E tutti vissero per sempre felici e contenti, come nelle favole.
A meno che non ci sia un motivo per cui lei ha deciso di proteggere quell'uomo. Diglielo, Ellie. Ah? Già, perché se le cose stanno così, allora è un'altra storia. Dannazione, diglielo subito. Mi dispiace. Mi sono sbagliata. Non sono queste le persone che ho visto. Non so perché, ma qualcosa mi dice che lei mente. Certo che mente. E perché lo fai? Senta, detective, mi vuole arrestare? Perché se non è così, me ne vado. E se è così, allora non dirò più niente senza il mio avvocato. Mm-hmm. Può andare. Tanto per essere chiaro, se lei mente, io lo scoprirò. E se succede, in altre parole, se scopro che ha occultato prove oppure è complice di un ricercato della legge, in qualunque modo o forma, io la farò andare in prigione. Ci metta la mano sul fuoco. Che cosa ti ha preso? Perché hai taciuto? Mi fidavo di te. Glielo devi dire. Mi hai mentito. Ma di che cosa parli? Ah, non lo so. Ah, sì, è vero, qualcosa di cui ti avevano accusata. Di truffa, qualcosa ai danni del servizio sanitario, dicevano. Ti ricorda niente? Se non sbaglio, parlavano di circa $1,500,000. Anche per una persona ricca non è una cosa di cui uno di solito si dimentica. Invece è così. Mi dispiace, l'avevo dimenticato. Che combinazione. Non l'ho fatto apposta. Solo per pura curiosità, c'è qualcos'altro che hai dimenticato? Qualche altro insignificante dettaglio che non mi hai raccontato? Non ha importanza, non cambia niente. Lo dici tu. Ma cosa devo fare per convincerti? Cos'altro devo dire? Perché non vuoi credermi? Mio padre diceva che ci sono 3 versioni di ogni fatto. La tua, quella dell'altro e quello che è successo davvero. Voglio sapere la versione di Daniel. Sei impazzita. Credi sul serio di poter ragionare con quell'uomo? Adesso lasciami in pace, ok? Ho solo bisogno di pensare, non ho bisogno né di te, né della polizia, né di chiunque mi dica cosa devo fare. Beh, non ha mai visto nessuno parlare con un fantasma? Sei una stupida! Lo vuoi capire che quando avrai finito di parlare ti ritroverai una pallottola nel cervello? Ciao, cucciolo. Ti va di parlare un po'? So che ti manca la mamma, manca anche a me. Dai, vieni qui. Voglio dirti una cosa, tesoro. Una cosa che devi cercare di capire. Non è giusto. Non possiamo vivere così. Non posso farti questo. No, papà, aspetta, io sto... Fammi finire, ok? Ascolta quello che voglio dirti. Ho preso una decisione. Domani vado alla polizia, così la facciamo finita. No, papà, non farlo, ma ti prego. Ma prima vado a parlare con un avvocato. Andiamocene via, ti prego. Vedi? No, devo farlo, Jamie. Dovevamo solo andare più lontano. Mi dispiace, cucciolo, ma non possiamo continuare a nasconderci. Invece sì, Jamie, ti prego. No, adesso basta, ascoltami. Fammi finire quello che devo dirti. Mi dispiace tanto. Sono stato un idiota. Non so cosa speravo di ottenere. Ho avuto paura. Purtroppo è così, ho avuto paura. E sono solo riuscito a rendere tutto più complicato. Ma dicevi che se andavi alla polizia ti mettevano in prigione. Ah, può essere. Ma può essere di no. Devo farlo. Ma se ti arrestano? Papà, ma se poi ti mettono in prigione? Smettila, dai. Papà. Li ho trovati. Sono davanti alla casa dove abitano. Ne è sicuro, eh?
assolutamente sicuro? Sì, l'ho visto con i miei occhi. Benissimo, è un'ottima notizia, ottima. Certo, ma quello che volevo sapere ora che li ho trovati è che cosa devo fare? Non faccia niente. Non vuole che chiami la polizia? No, no, non ancora, li tenga d'occhio. Mi dia il tempo di arrivare. Crede che sia una buona idea? La richiamerò tra poco. Che cosa succede? Niente di importante, solo che in ospedale quando non ci sono io... Va bene, non fare tardi. Ciao. Mi dispiace. Non sono di grande compagnia in questo momento, vero? Sei solo stanco. Appena a casa vai subito a dormire. Tu sei troppo buona, lo sai? Non ti merito. È vero. E finché non te ne dimenticherai, continueremo ad andare d'accordo. Sì, tranquilla. Ehi. Ancora un paio di settimane e il progetto Endless sarà finito. Che ne dici poi di andarcene al mare? Beh, sarebbe bellissimo, lo sai. È ancora in pena. Come fai a saperlo? Lo sento. Non può andarsene. Non può riposare. Il suo lavoro qui non è ancora terminato. Come succede a me, devo prima vedere Daniel nelle mani della giustizia. Devo prima sapere che mio figlio è al sicuro. Hai notizie di Brandon? L'hai visto? Sai dove si trova? Perché dovrei dirtelo? Perché dovrei aiutarti? Non sei mia amica. Io voglio aiutarti, Taylor. Lo voglio veramente, voglio fare ciò che è giusto. È solo che non so cosa è giusto. Stamattina hanno cremato il mio corpo. Ho visto mentre lo facevano. Mi dispiace. Non importa. Non ero io. Non c'era dolore. Quando hanno finito, hanno consegnato le ceneri a mio padre. È un uomo orgoglioso, mio padre. Un uomo buono. Ha cresciuto me e mio fratello da solo, dopo la morte di mia madre. In tutta la mia vita l'ho visto piangere due volte. Il giorno in cui hanno seppellito mia madre. E oggi. Mio padre ha pianto oggi. Ha pianto per me, Ellie. Ha pianto per me. Daniel è un assassino. Ha già ucciso una volta e se non lo fermerai, ci sono molte probabilità che uccida ancora. La ringrazio molto. Lei è veramente gentile. Non starò via a lungo. Oh, non si preoccupi, faccia con comodo. Abbiamo tanto da fare noi due, eh? Ok, cuccio. Fai il bravo, capito? Tornerò prima possibile, promesso. Ok, papà. Ciao. Vieni, Jamie, dobbiamo sgombrare questi scaffali perché i nuovi inquilini devono trovare tutto a posto. Oh, scusi. Niente, si figuri. Tu sai? L'hai detto a qualcuno? No. Non è come pensi. Dimmi cosa è successo. No, non ti riguarda. Ho paura di sì, invece. Ti cercano dappertutto. La tua foto è in TV, sui giornali. Qualcuno prima o poi... Camilla. Un
solo rumore e ti faccio saltare la testa. Hai capito? Attenta, Ellie. Stai molto, molto attenta. Non farlo. Chiudi la bocca. Non è una buona idea. Ho detto, chiudi la bocca. Io ti avevo avvertita. Le ho detto di non muoversi. Hai idea di quando arriverà? Sarò lì entro 10 minuti. Pensa a quello che fai, Ellie. Nonostante quello che dicono, le pistole di solito uccidono veramente. Così non aiuti, Jamie, e non aiuti nemmeno te stessa. Ti ho detto di chiudere la bocca. Lo vuoi capire? Cerco di aiutarti, ok? Cerco di darti una mano. Ti prego, non è questo il modo. Non è da te. Tu non sai un bel niente di me. Non è vero. So molto più di quanto credi. So che ami tuo figlio e so che faresti qualsiasi cosa per proteggerlo. So che non lo faresti mai, te lo leggo negli occhi. Adesso metti giù la pistola, per favore. Scusa, mi dispiace, scusami. Ora va via. Vattene, non ti farò niente. Non ho mai voluto fare del male a nessuno. È un bugiardo, Ellie. Non farti imbrogliare da quest'uomo. Vattene! L'ha detto lui, vattene! No. Voglio sapere cosa è successo. Non avrei mai voluto che succedesse. Non avrei mai voluto farle del male. Era il mio weekend con Jamie. Ero andato a casa quella sera a prenderlo. Non è stato piacevole. Jamie! Taylor e io eravamo in pieno divorzio. Taylor! Era una guerra ormai. Taylor voleva ottenere l'affidamento esclusivo di Jamie. Aveva cercato di farmi dichiarare non idoneo all'affido. Potrei farti arrestare, lo sai? Questa non è più casa tua. Non puoi entrare senza il mio permesso, altrimenti è violazione di domicilio. Quella sera volevo soltanto prendere mio figlio e andare. Sono venuto per Jamie. È il mio weekend, ti ricordi? Beh, a casa di Alexander. Gli ho detto che poteva dormire lì. Ah, va bene. Allora gli telefono e passo a prenderlo. Vorrei poter dire che ero sorpreso. Ma non era la prima volta che faceva una cosa del genere. Non era la prima volta che ricorreva all'arma del suicidio. Non è vero. Quella sera, però, era stravolta. Era come fuori di sé. No! Probabilmente si sistemerà. No! Diceva che avrebbe perso tutto. Il lavoro, la reputazione, la casa, i soldi. E soprattutto c'erano molte probabilità che perdesse l'unica cosa che amava veramente più di ogni altra al mondo. Jamie aveva paura di perdere Jamie. Io non permetterò che me lo porti via. Perché? A quanto sembrava c'era la possibilità che finisse in prigione per molto, molto tempo. È venuto fuori che il suo avvocato le aveva detto nel pomeriggio che era stata incriminata con l'accusa di frode. Ho cercato di farla ragionare. Tu non capisci! Non posso andare in prigione. Speravo di calmare le sue paure. Non ci andrò, non ci andrò! Taylor, adesso calmati e parliamo. Io non ne voglio parlare! Non posso andare. Ma era come se non riuscisse più a sentire quello che le dicevo. Era come... Sono rimasto di sasso, capisci? Poteva essere solo colpa dell'alcol, no, ma... Lei aveva perso la testa. Non lo vedrò più. Me lo porteranno via. Ti prego, calmati. Non perderai. Non voglio vivere così. Una cosa era chiarissima. Quando ha detto che si sarebbe tolta la vita, questa volta diceva sul serio. Non è vero, Ellie. Non l'avrei mai fatto. L'unica cosa a cui pensavo era mio figlio. Il mio piccolo. Se avesse perso sua madre. Se l'avesse persa così. Allora, ho fatto una cosa molto, molto stupida. No, no! Fermati! È stato un attimo. Non sono neanche sicuro di come siano andate le cose. So solo che ho cercato di toglierle la pistola.
partiti dei colpi ed è successo... No! No! Non volevo ucciderla. Davvero? Lo giuro, io non volevo farlo. E perché sono morta? Dai, forza, chiediglielo. C'è una cosa che mi sfugge. Poi che è successo? Non lo so neanch'io. Sono caduto, ho sbattuto la testa. Ricordo solo di essermi svegliato la mattina dopo. All'inizio ci ho messo un po' per capire dove fossi. Ma poi... poi l'ho vista. Ma quello era solo l'inizio del mio incubo. Poi sono arrivati William e Melissa, mio cognato e sua moglie. Ho perso la testa. Non ho capito più niente. Sapeva che saremmo venuti stamattina. Qualunque cosa avessi detto, ero io il colpevole. Taylor? Jamie, c'è nessuno? E così sono scappato. Ma che idiota! Oh mio Dio! Melissa, il 911, presto! Ero nel panico. Tutto dimostrava che ero stato io. No, Ellie, non dice la verità. Io so cosa ho provato, questo me lo ricordo. E non è stato un incidente. Allora, non c'è altro. Tu non le hai sparato una seconda volta, ne sei sicuro? Ma certo, sono sicuro. È arrivato mio fratello. Non è troppo tardi, puoi ancora decidere di costituirti. Salve. Interna 104. Hai chiamato la polizia? No, lo faccio subito. Scusi, signor Mather, niente di personale, ma gli affari sono affari. Ha una pistola. Devi andare via. Devi andare via di corsa. Ellie, devi andartene. Va bene, ho capito. Con chi parli? Dobbiamo andare. Il fratello di Taylor è qui. Hai detto che non lo sapeva nessuno. Infatti. Allora come sai che è qui? Sbrigati, sta arrivando. Daniel, ti prego, devi fidarti di me. Io non ti capisco. Lo so e basta, ok? È armato. E so anche che è armato. Forza, Ellie, andatevene. Daniel, te lo spiegherò dopo. Adesso devi fidarti di me. Andiamo. Aspetta. No, no, di qua, vieni. Ci ha mancato per poco. Sei una sensitiva, per caso? Hai il cellulare? Al museo del treno, dai! Aspetta, aspetta! Adesso, forza!
ancora la pistola? Eh sì, è tutta tua. Non servirà a molto, però. La tengo scarica. Ho un bambino a casa. Ricordami di non giocare mai a poker con te. Andiamo! Ah! Vuole proprio uccidere, eh? Me ne sono accorto. Pistola e li ha inseguiti fino alla strada. Tutte le unità in ascolto. Sparatoria al 300 di Adam Street. Ma è il museo del treno dove lavora lei. Ok, ricevuto. Senta, signora. Non so chi è lei né cosa le abbia raccontato. Ma Daniel ha ucciso mia sorella. E adesso deve pagarne le conseguenze. Via libera. È andato da quella parte. A pochi passi da qui. Andiamo. Daniel! Per trovarlo. Ehi! Sono qui! No, lei non c'entra! Eccomi, eccomi! Bravo! Hai fatto la cosa giusta, Danny! Ok! Coraggio, adesso vieni fuori! So che puoi sentirmi! Avanti, ho Daniel con me! Se vieni fuori subito non succederà niente! No, ferma! È una pessima idea, Ellie! Forza, vieni fuori! Lo ucciderò se non esci! Fatti vedere, altrimenti per lui è finita! Che cosa vuoi fare? Uccidermi a sangue freddo? Perché no? Non sarebbe la prima volta. Per me invece è la prima volta. Ma ti posso giurare che se ci provi ti uccido. Ora metti giù la pistola. Chiaro! D'accordo, d'accordo. Daniel, è stato lui. Era presente. Già, hai proprio ragione, ero lì. Sono sempre stato lì, Daniel, e tu non te ne sei accorto. Ferma! Ma al contrario di mia sorella, quando comincio una cosa, la finisco.
Perché l'hai fatto? Non avevo architettato un piano così, ma quando ho visto che cos'era successo, vabbè, era la soluzione a tutti i miei problemi. Pensaci un attimo, Daniel. Voi due alle prese con il divorzio, sopraggiunge un'incriminazione per truffa e alla fine vi sparate a vicenda. Sarebbe stato logico ipotizzare che fosse una conseguenza della truffa che vi era scoppiata tra le mani, no? Che bastardo, io non c'entravo niente. Neanche Taylor. Ma come avreste potuto difendervi da morti? Accidenti. Ma sfortunatamente, le cose non sono andate come avevo sperato. E poi sarei io quello con i disturbi psichiatrici. Già. È stato un tocco di classe, non trovi? I media si sono divertiti. Ok, adesso basta. Polizia! Fermi dove siete, mettete le armi a terra. Belli. Davanti, lentamente, posatele a terra. Ora mettete le mani sopra la testa. Svelti! Avanti. Grazie, signori. Mi chiamo William Shaw, sono disarmato e sono un dottore. Quell'uomo che aveva una pistola si chiama Daniel Nicholson. È ricercato a Concord. Ha ucciso mia sorella. È un bugiardo! Non è stato lui, è innocente! Non è giusto, non puoi permetterlo! Con chi parla? Non puoi permetterlo! Le ho fatto una domanda! Aiutalo, ti prego! Avete preso l'uomo sbagliato, è stato agente? Lui! È lui l'assassino, ha anche confessato, l'ho sentito con le mie orecchie! C'è un uomo, è vivo! William l'ha drogato e l'ha lasciato sul sedile posteriore dell'auto. Aspettatevi, prego! Se si sbrigano, possono salvarlo. C'è un uomo che è stato drogato. Senta, non so di che cosa parla. Mi creda, è sul sedile posteriore di un'auto. Una berlina scura. Una berlina scura. C'è un uomo sul sedile posteriore, è stato drogato. Sta per morire, ma possono farcela. Sta per morire, dovete correre! Non so di che cosa sta parlando. Dovete correre, vi prego! Sentite, tutto questo è ridicolo, signori. Fate subito un controllo, bisogna localizzare una berlina scura. Davanti al 2700 di North Cook. Ok, il veicolo si trova davanti al 2700 di North Cook. Agente Carlucci, mi trovo davanti al 2700 di North Cook. Procediamo alla ricerca del veicolo. L'abbiamo trovato. Bene, controllate il sedile posteriore. Subito! Sentite, è ridicolo! C'è un uomo in stato di incoscienza, serve un'ambulanza! Non ne so assolutamente niente! C'è una siringa con le impronte digitali di William. C'è una siringa nell'abitacolo. Sono certa che ci sono le sue impronte digitali. C'è una siringa nell'abitacolo. Affermativo! Ma certo, sono dottore, è normale, uso siringhe tutti i giorni! Chiunque può averla trovata e messa lì! L'ambulanza sarà qui a momenti. È ancora vivo. Perquisisco l'edificio. Non ti preoccupare. Ce la farà. Non è la sua ora. Il giusto finale. Dobbiamo solo aspettare le dichiarazioni di quell'uomo. Ehi, io non mi preoccuperei. Cioè, se è innocente come dichiara, tutto si risolverà per il meglio, o no? No! No! Fermo! No! Fermo! Io sono innocente, non ho fatto niente! Ok. Lascia. Portatelo via. Potete! Sono innocente! Tutto bene. Non ho fatto niente! Sì, non ho fatto tu? Niente! Sì. Fermi! Mamma, ve lo devo dire! Bene, tutto a posto, ragazzi. Possiamo rientrare. Sono innocente! Ehi, cucciolo! Papà! Tutto andiamo sotto controllo. D'accordo. Mi dispiace tanto, ma ora è tutto finito. Tu come stai? Bene. Cominceremo una nuova vita, sta tranquillo. Come va? Andrà tutto bene. Avrei dovuto saperlo, Ellie. Mio fratello ha avuto problemi tutta la vita. Mi dispiace tanto. Lo so. Ellie... Ci hai salvato, Taylor. Grazie. Ci hai salvato la vita. Torniamo a casa. Ma certo. Quando?
Mi fai un piacere. Un giorno prova a dirgli quanto... Lo farò. Te lo prometto. Mi scusi. Beh, le volevo dire che aveva ragione riguardo all'uomo nella macchina. Ce la farà. E credo che abbia raccontato del nostro amico mentre andava in ospedale. Bene. Grazie. Ellie, grazie. Sei stata tu a salvare me. Brandon ti aspetta. Non so come sapevi tutte quelle cose. Però so che... non trovo le parole per ringraziarti. Scusate, vi chiedo solo di passare in centrale per riempire un po' di scartoffie, va bene? Possiamo parlare un minuto? Certo. Io volevo dirti... devo dirti un po' di cose. Solo che devi fidarti di me. Non avere paura, anche se ti sembrerà un po' folle. E credimi, ti sembrerà un po' folle. Ok. Ti ricordi quando mi hai chiesto se ero una sensitiva? Guarda questo posto. Niente di speciale, vero? La gente ci passa tutti i giorni e non ci fa neanche caso. Non sa quante vite sono cambiate per sempre. Mi mancavi da impazzire. Sapevo che mi cercavi, Ellie. Voglio che tu sappia che non ho sofferto. A dire il vero, quasi non me ne ricordo. Ma per te è come se non avessi mai lasciato questo posto. Allora perché sei ancora qui? Per te, Ellie. È stata tutta colpa mia, Brandon. Sarei dovuta stare più attenta alla strada. Avrei dovuto... Ellie. Doveva andare così. Sì, ma perché? Amore mio, è ora di salutarci. Ellie, devi lasciarmi andare. Cosa c'è? C'è qualcun altro. Sento la sua energia intorno a te. Ellie, lei ha bisogno del tuo aiuto. Aiuto che solo tu puoi darle. Molte persone l'aspettano, ma non può andarsene. Tu puoi cambiare tutto con questo dono, con questa forza. Tu puoi aiutare tante persone. Io so di chi si tratta. Sì. Vi siete conosciute. Ricordi di me? Cosa fai ancora qui? Questo non è più il posto per te. Devo parlare con la mia mamma. Le devo dire una cosa. Quel cancello. La mia mamma dice che non l'aveva chiuso. Dice che è stata colpa sua.
Invece è colpa mia. Sapevo dove era la chiave. Sono stata io. L'ho aperto io. Facciamo così. Che ne dici se tu e io andiamo dalla tua mamma? Ma se non riesce a sentirti? E se non ti crede? Non ti preoccupare. E poi? Ancora non lo so. Ma ti prometto, piccola, che noi due insieme troveremo il modo. Un messaggio da parte di vostra figlia.